Egmad non deve morire, la storia di Jafar, ragazzo afghano giunto in Calabria sulle rotte della speranza. Il libro, scritto dalla giornalista Angela De Lorenzo, edito da Albatros, è stato presentato alla Sala Margherita di Crotone. Jafar è il protagonista di una storia vera, arrivato via mare mettendo a rischio la propria vita. Un libro sofferto, superando difficoltà e soprattutto luoghi comuni legati ai migranti. Egmat non deve morire è una supplica rivolta all'umanità, a quella che resiste. E non deve morire come muoiono purtroppo ancora ogni giorno giovani in mare in cerca di un futuro migliore, della dignità. E noi che viviamo qui lo sappiamo molto bene perché lo abbiamo visto con i nostri occhi. L'Europa è sempre accogliente nei confronti dei migranti. Allora, l'Europa a mio avviso fa ancora poco e a volte lo fa male e questo libro infatti sottolinea anche questo, c'è una richiesta d'aiuto, per un'accoglienza concreta, perché accogliere non vuol dire soltanto occuparsi del primo momento in cui arriva un immigrato, ma accogliere vuol dire pensare all'integrazione. Senta. Uno dei problemi principali dei migranti è sicuramente legato alla burocrazia, forse troppo lenta. Da queste parti lo sappiamo bene, essendo sede della Commissione territoriale, molti migranti che noi vediamo bivaccare per strada, impossibilitati a lavorare per l'assenza dei documenti, tornano a Crotone proprio per il rinnovo dei documenti. Un immigrato che non è formalmente a posto, non può lavorare, non si può spostare, non può fare nulla e questo spiega perché tante volte per le nostre strade vediamo immigrati ridotti ad una condizione pessima, ai limiti della dignità umana, come accade ad esempio nella stazione di Crotone, no? Dove c'è una sorta di bidonville, no? Lo sappiamo. Bisogna fare i conti anche nei prossimi anni con questi fenomeni dell'immigrazione, sarà sempre più massiccio, diciamo, l'esodo. D'altronde 60 anni fa Pasolini lo diceva, arriveranno in milioni. Allora, noi non possiamo illuderci che con i blocchi in mare, con i respingimenti nel paese d'origine possiamo risolvere il problema. L'uomo si è sempre spostato in posti più favorevoli. L'esodo continuerà, che ci piaccia o no, e noi con questa cosa dobbiamo trovare il modo di farci pace e di viverla in maniera costruttiva.